hanno versato 15.000 lire ogni bollino, 976.000. Poi abbiamo fatto i lavori alla sede per un totale di 673.000. Poi abbiamo acquistato delle sedie, 380.000, più i cappelli e magliette, 330.000. Poi l'uscita anniversario della croce, 551.000. La piattolata, torce, farina, vino, eccetera, tutto ciò per la piattolata la sera, 710.000. Poi l'arredo per la sede, quadri, televisore, corrente, materiale di pulizia, eccetera, 678.000. Materiale di cancelleria, 99.000. Totale di uscite, 4.396.000. Come vedete, è più in uscita che in entrata. C'è stato un disavanzo di 1.341.000. Come potete vedere, questi soldi sono stati adoperati per i lavori alla chiesetta, alla sede. Purtroppo, cemento, robe varie, i soldi sono stati spesi in là. Però la situazione di cassa adesso è di 5.456.279, di cui 5.400.000 lire sono state fatte dai bot alle poste. Questo è il bilancio finanziario del biennio 94-90. 730 pure per quelli. Quanto pagano per farsi tutto? Sì, ma pare che è terribile sta cosa. Più che un bilancio ma in cifre che quest'anno mi pare. Ma voi fate effetto la vina? Il bilancio non è crudo, forse dice poco, perché poi non è un bilancio del biennio, non è domenica, ma è un bilancio del biennio. Lo so, leggendo le varie voci del bilancio, è logico che dietro a tutte queste voci c'è un'attività buona del gruppo al fine dei, perché facevo l'analisi del biennio. Abbiamo consolidato quello che ci avevamo 2 anni fa, ne siamo fatta una sede sociale che era la nostra aspirazione forse massima, anche se poi la frequentiamo poco, però insomma tutto sommato dobbiamo dire che una casa ce la siamo fatta, questa è una grossa conquista, è una grossa soddisfazione sia per il nuovo gruppo ma per noi tutti. Abbiamo fatto una degna inaugurazione della sede, anche se solo a livello del paese, nella quale ha partecipato il sindaco e anche molta gente di noi e anche altre gente di fuori, e abbiamo continuato quell'attività che di solito oramai facciamo, un'attività che è più o meno normale per noi e quindi molte volte anche sottovalutata, però voglio dire oramai è un gruppo che si è assestato a uno standard di lavoro discreto. L'altra volta dicemmo che eravamo uno dei migliori della regione Abruzzo, ma non perché lo diciamo noi, perché ce lo dicono gli altri, e più o meno possiamo tranquillamente dire che riconfermare quel giudizio di 2 anni fa e dire che siamo uno dei gruppi preeminenti a livello regionale. Uno non lo so se gli altri sono gli altri che fanno poco o se siamo noi che facciamo tanto, però voglio dire nell'ambito del panorama dei gruppi a livello marsicano non credo di avere paragoni, ma anche a livello regionale ci difendiamo un po'. Ci manca ancora un piccolo pezzo di attività che è quello della protezione civile, un campo dove più che scontare la nostra assenza, scontiamo l'assenza generale della sezione, che a livello della sezione appunto non si riesce a partire complessivamente come sezione per la protezione civile, nonostante i vari sforzi che si fanno, cioè fino adesso sinceramente devo dire che ci crediamo poco tutti in questo aspetto, se non a livello volontaristico, ma giusto per così, più per spirito di iniziativa dei singoli, non per organizzazione generale dei gruppi. In questi 2 anni abbiamo consolidato, come dicevo prima, quell'attività che noi di solito facciamo, per la quale io non tenderei anche di non riparlare. Siamo
po' meglio rispetto alla precedente. Molte nostre proposte questa amministrazione le ha raccolte e molto spesso ci ha sollecitato, l'abbiamo tirato indietro quest'estate quando abbiamo deciso di organizzare insieme a altre associazioni d'estate illese. Non ci siamo tirati indietro nelle opere, nelle piccole opere di protezione civile che erano quelle delle pulizia dei... Cosa è tranquilla a mettere la pace comunque, sapendo e conoscendoci tutti, insomma, gli angoli spigolosi ne teniamo tutti. Per sopportarsi a me, insomma, ci voleva solo domenica, parole poche. Bravo! Io ti metti i miei, adesso si dai i suoi. Quindi, voglio dire... Tutto sto buon lavoro che ha fatto Domenico ha fatto sì che sto gruppo facesse un salto di qualità. Per la prima volta nella storia il gruppo di Aielli avrà un rappresentante sezionale nella, come membro del consiglio direttivo della sezione Abruzzo. Qualche piccola battaglia, ma anche con molta capacità, ci siamo conquistati tutto ciò che l'altra volta era di Celano, i paesi più grossi di noi. Su proposta nostra Domenico andrà a fare il consigliere sezionale all'assemblea che ci sarà domenica prossima per il rinnovo della, anche lì dell'assemblea sezionale, del direttore sezionale e del presidente sezionale. Ci siamo conquistati questo piccolo diritto anche in base all'attività che noi tutti gli anni facciamo. C'è stata qualche gelosia di qualche gruppo vicino, ma l'abbiamo superata tranquillamente. Quindi domenica prossima, se tutto va bene, avremo un consigliere sezionale per la prima volta nella storia. È un successo per tutti noi. 2 milioni al mese. Oltre che per Domenico, questo è l'aspetto delle cose. Io questa sera penserei che noi dobbiamo fare uno sforzo per allargare e per rinnovare tutto il gruppo dirigente, se ci riusciamo. Se ci riusciamo, io penso le capacità e le forze ci stanno, mo dipende da noi metterci poi la buona volontà ad andare avanti. I compiti che ci attendono sono tanti, quindi c'è bisogno di un gruppo attivo. Non tutti in questi 2 anni hanno fatto il proprio dovere. Guardiamo le presenze ai verbali delle riunioni del direttivo, non tutti si sono presentati, non tutti hanno svolto il compito che gli doveva, mo per motivi seri o non tanto seri, però voglio dire, là stanno scritte le presenze e quindi si può tranquillamente dedurne anche la volontà di impegno. Io altro penso che non debbo dire perché sta poco da dire. Chi viene a fare chi sarà il nuovo gruppo dirigente troverà un gruppo abbastanza solido. A tutt'oggi abbiamo rinnovato, mi pare, 55 bollini dei 65 e molti sono qua che si dovranno anche ritesserare, quindi voglio dire siamo nelle stesse condizioni degli anni passati, con la possibilità di crescita da ieri stazione e con un'attività che oramai più o meno è avviata e secondo me dobbiamo soltanto consolidare. A livello generale il paese credo che abbiamo un'ottima reputazione e se può essere questo indicativo, nella richiesta dei contributi che ha fatto il comune per il restauro del casale di qui Casarini che sta ai Mandrini, per parlare molto più semplice, una nostra dichiarazione di disponibilità a partecipare agli scavi, perché la richiesta dei soldi è per punteggio, cioè in base ai punteggi che ogni amministrazione riesce a dimostrare di avere, perché poi è stato tutto un criterio, con quella richiesta che abbiamo fatto noi l'amministratore potrebbe avere un punto in più e quindi con la nostra partecipazione scavalcare nella graduatoria anche altri paesi che effettivamente poi tutte queste possibilità non ci stavano dritte. La presenza nostra oramai è una presenza importante, e non dico fondamentale, però voglio dire, di buon auspicio anche per la comunità in generale. Un pensiero deferente in questo momento, tutti noi penso che dobbiamo a chi non è più con noi. Tra gli alpini che ci mancano, uno ci manca proprio, che sono mancati negli anni passati, però nel 1995 è venuto a mancare Ciaccia Sabino. Penso che ricordare anche chi prima di noi è stato nella nostra associazione ma ha avuto meriti particolari non ci faccia senz'altro male, anzi se un punto, una cosa anche bella e importante da fare.
Io credo di non dover dire altro, perché tra l'altro se no ripetiamo sempre le stesse cose. Io invito tutti a continuare a stare attorno a chi sarà eletto, speriamo di poter farlo con una buona volontà di tutti stasera, e secondo me se manteniamo questa saldezza e questa unità di intenti non possiamo non proseguire bene sul cammino intrapreso. Un grazie a tutti i membri del direttivo uscente, perché tra una lite e un'altra, insomma, tutto sommato alla fine ci eravamo pure affiatati, e un grazie a chi continuamente intorno a noi, pur non essendo alpino, amico degli alpini, oramai la famiglia è tutta una, penso che tranquillamente si possa andare avanti. Io altro non devo dire. Procede senza ombra di dubbio. Propongo perché per acclamazione sia fatta del Pinto Pietro presidente onorario, come già c'era, quindi non credo che ci siano altre proposte, a meno che non ci sta qualcuno che la fa, ma penso che questa possa essere la proposta, vista la persona eccetera eccetera, la quale oramai sta altro che da riconfermare la fiducia, che è una guida per tutti noi. Quindi proprio il presidente onorario, io propongo del Pinto Pietro. Come capogruppo si propone Nucci Vincenzo. Poi, come vice capogruppo, ma lo reggiamo stasera perché vuole l'acclamazione vice capogruppo, quindi tranquillamente ce la devo perché non entra in problema. Di Natale a Bravo. Poi, membri del direttivo. Fammi vedere. Rosati Cesare, Petracca Domenico, Jacobucci Gaetano, di Natale Bravo, Nucci Filippo, Marinucci Massimo, Maccallini Luigi e Jacobucci Giovanni, che non c'è stato. Chi ti ha proposto da fare, da aggiungere, da lavare, da mettere, eccetera, eccetera. Chi vuole se può mettere? Tranquillamente. Chi vuole se può mettere? No, posso mettere? È aperta la discussione. Chi... Non è contento, può dire la faccia. Fa tutto ok. Sono un cancelliere. Non va in blocco quello che dite. Allora se secondo me se ne potà. Dai, il presidente onorario del Pinto Pietro. Nucci Vincenzo come capogruppo. Come vice capogruppo di Natale a Bravo. Poi nell'ultimo. Rosati Cesare, Petracca Domenico, Jacobucci Gaetano, Nucci Filippo, Marinucci Massimo, Maccallini Luigi e Jacobucci Giovanni. Chi è d'accordo? D'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Vado bene! All'unanimità! Quando il champagne è offerto Vincenzo, nessuno era ringraziato, E dire è offerto Vincenzo? Non lo so di? Che c'è? Vabbè. Ma me siete pagato tutto il resto della voce. Devo ridere. Però non mi siete fatto la spesa qui. Teniamo quasi nella posta, sta ora. Magari. Mi la spesa, me la fa. La spesa no.